Un elemento caratterizzante di questa stagione è una spinta ulteriore dal lato dei colori e dei materiali. In questa isola possiamo vedere un esempio di questi elementi caratteristici della collezione della primavera-estate 2014. Questo stivale è un po' un emblema di uno dei concetti della collezione, che è il nomadismo. Questo materiale è un'antilope africana che si chiama Oryx, e risalta su questo prodotto questa cucitura che diventa un'icona proprio della collezione. All'interno del prodotto poi vediamo queste combinazioni di materiali con le nostre costruzioni più ricche e più complesse, in questo caso la costruzione norvegese, in cui si esprime la nostra costruzione piuma all'interno di un abbinamento di materiale che vede il sughero come protagonista. Tutto viene cucito tra mezze in cuoio all'interno della suola. Da menzionare, utilizzo sempre di materiali piuttosto selvaggi, sempre un'antilope, viene realizzato nei due colori emblematici della collezione, sono il garofano e il girasole. Anche questa è una costruzione complessa sulla linea Amedeo Testoni, top del nostro brand. Questo in costruzione tirolese, sempre con l'applicazione di sughero, con un look di una scarpa estremamente sportiva. Passando a questo gruppo, si esprime chiaramente l'approccio alla collezione di questa stagione, molto colorato, si vuole trasferire un mood molto positivo che si concretizza in colori che si abbinano a questi elementi distintivi che racchiudono quello che è il secondo tema di collezione, che è il tema del sailor, cioè l'animo marinaro. Come materiali, oltre a questi esotici, abbiamo un ampio uso del cervo, che si caratterizza nella sua morbidezza e sempre con dei colori anche piuttosto vivaci in contrasto. Ultimo gruppo, ma non ultimo per importanza, è questo gruppo di scarpe, gruppo che si posiziona al top delle nostre linee. Qui troviamo sia la nostra linea Black Label, sia la nostra linea Amedeo Testoni. Gli elementi ce ne sono tantissimi all'interno di questa scarpa. Gli elementi costruttivi racchiudono tutto quello che è il bagaglio iconico della scarpa Testoni, quindi si va da queste che sono realizzate in canguro e che noi chiamiamo filettone, il maxi spiral, che è un elemento artigiano molto iconico per la scarpa Testoni, e tutto lavorato con la nostra costruzione bolognese all'interno, che gli dà un particolare comfort. Tutto viene realizzato in canguro. La finitura è di particolare pregio in questa scarpa. La trama è un intreccio particolarmente raffinato, il che rende questa scarpa nel suo complesso materiali, elementi iconici e costruzione estremamente caratteristica di Testoni e altamente preziosa e di alto livello. Questa scarpa che noi proponiamo sempre in girasole e garofano è realizzata invece in un materiale posto in intreccio che è una nappa, quindi ha un'estrema morbidezza e tutto viene realizzato all'interno della nostra costruzione Piuma Rapid, di cui abbiamo il brevetto, quindi è un'esclusiva di Testoni. Il risultato è una scarpa estremamente moderna, estremamente estiva, pur all'interno di una costruzione artigiana. Testoni non è solamente scarpe, Testoni è un concetto che si allarga a tutta una serie di prodotti, di cui un elemento importante è la pelletteria. Ecco, il tutto rappresenta un concetto unitario che è proprio quello che Testoni vuole portare avanti. Quindi non solo scarpe, ma proprio un gruppo che parte dalla pelletteria e poi abbiamo anche altri prodotti che partono dalle cinture e anche l'abbigliamento. L'elemento materiale si manifesta nella scelta sia di materiali
forti, più resistenti, ma anche molto morbidi. In questo caso noi utilizziamo il cervo e rappresenta questo mondo più morbido che viene rappresentato sia all'interno della pelletteria sia all'interno delle scarpe.